Bentornati in studio! Ma non rilassatevi troppo! Infatti abbiamo in serbo per voi qualcosa di veramente speciale. In verità non sappiamo nemmeno noi di che cosa si tratta, ma sappiamo che abbiamo fra le mani un grandissimo scoop. E se ne occupa... Chi se ne occupa? Edoardo! Edoardo? Sì, Edoardo! Speriamo bene. E colleghiamoci adesso con lui. Edo, dove ti trovi? Ragazzi, ho uno scoop pazzesco, ho una bomba! Lanciala! Sono, non ci crederete, ma sono nell'anno zero! Salutami Santoro! No, no, non sono da Santoro, sono nell'anno in cui è nato nostro Signore Gesù Cristo! Lo sapevo, ha dimenticato di nuovo le sue pillole! Dai Edo, lascialo perdere! Ma che cosa hai intenzione di fare? Voglio riprendere i primi momenti della vita di nostro Signore, poi voglio intervistare tutti i protagonisti, ma la Madonna, Giuseppe, l'Angelo, il Bue, l'Asinello! Oh mamma! Edo, quale regalo gli stai portando? Ho portato un presente nel passato, questa pecorella. Dai, saluta, sulla telecamera. Beh. C'è qualcuno dietro di te. È un re magico, ma chi sei? Gasparre, Melchiore, Baldassare, che dono porti? Che dono porti? Ah già, che stupido, vero? Siamo nella Palestina nell'anno zero, non parla la nostra lingua, sarà ebraico, aramaico, latino, greco. Sentite i canti, sta nascendo, sono i canti di... È nato, che già sentite la gioia, che è nato. Edo, non ti sentiamo, Edo, non ti... Basta così. Ringraziamo dunque Edo per il grande collegamento che ci ha offerto, che beh, sì, era... Sì, esatto, ma adesso invece gustiamoci l'intervista che ha fatto per noi il grande Stefano, che si è trovato faccia a faccia con un uomo, di spessore. E di chi si tratta? Ti do un indizio, è grosso e si veste di rosso. Alberto Guidi! Ma no, ti dirò, è una persona che al sol guardarla rende felici grandi e piccini. Sofia! Ma no, sciocchino, non è neanche lei. È una persona di una certa età che va sempre in giro con un suo abito caratteristico. Ama così tanto i parvoli per cui lavora da vegliare su di loro anche di notte per dispensare preziosi doni ai più meritevoli. Ho capito, Babbo Natale! Esatto! Andiamo ad ascoltare l'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni. Buonasera a tutti, questa sera abbiamo con noi un ospite di spessore, Babbo Natale. Buonasera. Buonasera Babbo Natale. Dunque, lei è un'istituzione ormai da secoli, avrà accontentato milioni di bambini. Ci racconti qualche richiesta particolare che ha ricevuto? Ricordo qualche anno fa un bimbo di nome Riccardo che mi chiedeva una turbina d'aereo per usarla come phon, o ancora un certo Carlo che voleva un distillatore professionale da almeno 100 litri che serviva alla madre per riempirgli il biberon, o ancora un certo Francesco che mi chiedeva dei guanti extra extra large perché non riusciva a trovare dei guanti della sua misura, o ancora Alfredo che mi chiedeva almeno 3 kebab al giorno. Ma che richieste particolari? E ci dica, qual è il regalo più gettonato quest'anno? L'iPhone forse? No, assolutamente no. Quest'anno vanno molto molto di moda le telecamere a infrarossi. E lei per consegnare i doni usa una slitta trainata da tante renne. Ci dica un po' i nomi di queste renne. Beh, ricordo assolutamente il mio fedelissimo Mordicchio, il capofila, il primo di tutti. E poi il suo vice Bert, e le altre innumerevoli renne non le ricordo. E lei da solo si prende cura di tutte le renne? No, assolutamente no. Ho questo elfo Interbartolo che mi dà una mano e lo ringrazio molto. Salutiamo allora l'elfo Interbartolo. E senta, lei ogni anno riceve milioni di letterine. Le legge tutte da solo? No, una parziale scrematura la lascio fare al coordinatore degli elfi, Alberto Riccardo Carapellese. Va bene, allora io la ringrazio per questa intervista. Per concludere mandiamo un messaggio a tutti i bambini. Buon Natale e tanto valore aggiunto. Ho ho ho! E tu Pierluigi, che cosa chiederei per regalo a Babbo Natale? Me lo son dimenticato! Allora so io quale sarebbe il regalo perfetto per te. Una bella memoriosa! A proposito, come stanno andando le donazioni? E perché lo chiedi a me? Chiediamolo invece alla nostra inviata numero uno. Numero uno non tanto per la sua bravura, ma per il fatto che è proprio l'unica. Veronica, come procedono le donazioni? Ecco, vediamo le centrali miste.
Ecco, inquadrata anche Veronica. Veronica? Veronica! Bene. Allora, ci vuoi dire come procedono le donazioni? Benissimo, vanno a vele dispiegate. Già c'è giunta voce che gli studenti si sono riuniti nelle camere per sottoscrivere donazioni multiple. E vedete che effetto ha questo sui nostri contatori. Ok, ci vuoi dare un'ultima perla di saggezza prima di lasciarci? Ma certo! Impara a tacere per imparare a parlare. Va bene, allora ringraziamo Veronica. Buonasera, a voi studio. Ma su Pierluigi, non essere triste. Pensa che tra un anno saremo di nuovo qui. Ma non sono triste, è che ho appena starnutito. Anzi, qualcuno ha un fazzoletto? Ma non ti affliggere, anche se la puntata giunge al termine, è stata a dir poco grandiosa. Ma prima che tutto finisca, dobbiamo ancora ringraziare alcune persone senza le quali la serata non sarebbe mai stata possibile. Ringraziamo quindi le costumiste, le truccatrici, il corpo di ballo, la testa di ballo, i cameraman, la regia, Michele che ieri mi ha offerto una pizza, il direttore delle luci, il direttore della fotografia, ma soprattutto il direttore della villa. E poi anche tutte quelle persone che non ringraziamo adesso, non per mancanza di tempo, ma proprio perché non ne abbiamo voglia. Buon Natale a tutti, all'anno prossimo. Arrivederci. Buon Natale. Buon Natale. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The world is so long, and so.